I bilanci della sanità al centro della seduta monotematica del Consiglio regionale. Il disavanzo si aggira sui 380 milioni ed è necessario mettere in campo una manovra correttiva. Bezzini, il governo ci assista, ma le opposizioni attaccano. Ci dia numeri chiari. Lo stop per la pandemia appartiene al passato. Nel presente c'è la mostra Mercato del Tartufo Bianco, arrivata alla 50ª edizione. Un appuntamento diffuso per godere appieno una delle grandi eccellenze toscane. Il buco c'è e si vede. Dopo una serie di rinvii è arrivato il momento dei numeri sulla sanità toscana. Dati non positivi, perché entro fine anno va ripianato un passivo di poco inferiore ai 400 milioni, anche se fatti tutti i calcoli, la regione conta di doverne coprire al massimo 100. La maggioranza, anche per questo motivo, ha fatto quadrato sul tema, promuovendo a maggioranza una risoluzione che impegna la giunta regionale a proseguire con le iniziative per recuperare l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, a non pregiudicare, pur contenendo i costi delle ASL, la qualità dell'assistenza sanitaria ai cittadini toscani, a sollecitare il governo nazionale perché, oltre ad aumentare il Fondo Sanitario Nazionale per il prossimo triennio, garantisca la copertura di maggiori spese già sostenute nel 2021 per far fronte all'emergenza Covid-19. Il governatore Eugenio Giani ha confermato una variazione di bilancio da 67 milioni, mentre l'assessore Simone Bezzini ha chiamato in causa lo Stato e l'inadeguatezza delle risorse ricevute per tamponare l'emergenza pandemica. Io ho voluto dare atto che, al di là di quello che può essere la dialettica fra maggioranza e opposizione, in realtà è stato un confronto utile perché dà sempre degli stimoli, e ho richiamato l'opposizione alla consapevolezza che i dati della sanità toscana e dell'impegno contro il Covid sono davvero qualcosa di molto importante e che ha riscontrato aspetti positivi. In primo luogo siamo la prima regione per vaccinazione, secondo la Fondazione Gimbe i dati di oggi ci portano ad essere con l'82,4% la regione in cui si è vaccinato di più. Infatti i nostri 3 milioni e circa 30.000 vaccinati sono un numero consistente rispetto ai 3 milioni e 668 mila abitanti. L'ultimo bilancio, diciamo, che è quello che si è chiuso, è quello del 2020 e lo abbiamo chiuso in equilibrio. Ora siamo impegnati perché ciò avvenga anche nel 2021, sapendo che questo è un lavoro un po' più complesso rispetto al 2020. Perché? Intanto perché il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi, cioè ormai è chiaro a tutti che stiamo convivendo con la pandemia, abbiamo iniziato al 1 gennaio e arriveremo a dicembre, diciamo, dovendo convivere con la pandemia, il che significa organizzare tutta la filiera di contrasto al coronavirus e in più continuare a lavorare, diciamo, nella campagna di vaccinazione. In aggiunta a questo, il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi, da una parte, come dire, abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione, diciamo, nella gestione delle risorse finanziarie, dall'altra la Regione Toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria, e poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Parole che trovano una sponda nel capogruppo DEM Vincenzo Ceccarelli, che ha rimarcato l'importanza del sostegno governativo. Apprezzamento è arrivato anche da Stefano Scaramelli di Italia Viva, che si è soffermato sui risultati ottenuti dalla Toscana in termini di prestazioni. La comunicazione dell'assessore Bezzini è una comunicazione puntuale che ci dà il quadro di quello che è la sanità toscana, di quella che è la situazione economico-finanziaria e di quelle che sono le necessità per quanto riguarda il rientro rispetto alle risorse
che è bene dirlo e sottolinearlo, sono state spese per contrastare il Covid. Intanto, indicatori indipendenti ci dicono che la sanità toscana, nel dato più recente che è riferito al 2019, ci dice che per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, la Toscana è prima in Italia assieme al Veneto. Ci dice anche, per quanto riguarda invece Agenas, che la sanità toscana è stata una sanità resiliente, nel senso che ha diminuito le prestazioni ordinarie durante il Covid meno di quella che è stata invece la diminuzione generale che è avvenuta nelle altre regioni. In più ci dice anche perché per quanto riguarda le vaccinazioni siamo la regione che ha garantito una maggiore copertura vaccinale alla propria popolazione. Da parte nostra è stata una discussione doverosa, il tema della sanità è un tema importante, crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi noi siamo soddisfatti nel merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario un incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere su cittadini e sulle imprese. Entusiasmo che non ha trovato riscontro chiaramente tra le file della minoranza. Elisa Montemagni della Lega ha accusato la giunta di non aver presentato materiale per dare risposte sufficienti, mentre Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia ha criticato la condotta, non spiegandosi l'impennata del disavanzo. Marco Stella di Forza Italia ha invece attaccato Pezzini, chiedendo numeri precisi. Questa comunicazione è stata fortemente voluta dalla Lega, l'abbiamo richiesta ben 3 settimane fa, quindi io credo che ci fosse tempo e modo per mettere in condizione l'assessore di darci dei numeri più compiuti e di poterci portare una comunicazione che rispondesse a molte più domande. Diciamo che quello che vediamo l'abbiamo già letto sulla stampa e l'abbiamo sentito dai TG negli scorsi giorni, quindi non è che abbia portato qualcosa di nuovo. Noi reputiamo che per fare un'analisi compiuta di quello che realmente è la situazione, del buco che ormai è accertato che c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri. In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente i costi dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il campo di Marte, che ovviamente hanno un costo ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro e quindi se è stato un investimento, se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. C'è, diciamo, una sommaria delusione, ma non perché ci aspettassimo chissà cosa da questa comunicazione. Io l'ho detto la scorsa settimana che avrei scommesso con chiunque che l'assessore non sarebbe venuto in aula a raccontarci né da dove arrivava il buco di bilancio né a quanto ammontava. C'è delusione perché c'è una distonia assoluta tra quello che ci viene raccontato in aula e quella che è la realtà. E questo veramente stona. Io continuo a non capire come mai l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Gianni, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana
perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica. Nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Sono loro che scrivono nero su bianco nel febbraio del 2021 e nell'aprile del 2021 che i bilanci della USL Toscana Centro fanno acqua. Noi abbiamo posto un tema su tutti, sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per darle le cure è speso bene. Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera, abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto, proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa, Presidente Gianni, a questa giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è, sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria ma è anche una questione economica. Per questo da un lato daremo una mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. Critiche anche da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che ha contestato i risultati della riforma del 2015. L'esponente pentastellata si è comunque vista approvare una risoluzione per finanziare la ricostruzione dei reparti essenziali negli ospedali minori, con i fondi del PNRR. Tutti gli altri atti dell'opposizione sono stati respinti. Questa risposta della Giunta al buco di bilancio che si è venuto a creare nella sanità arriva un mese dopo che è stata richiesta e con 7 pagine in cui si parla di ciò che ha fatto bene o che avrebbe fatto bene la Regione negli anni precedenti, ma non della sostanza, cioè a quanto ammonta esattamente il buco e come si intenda rimediare. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto e di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze, ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Cifra tonda per la mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, da sabato 13 novembre ritorna l'evento che mette in vetrina una delle eccellenze gastronomiche della Toscana. Sarà la 50ª edizione ed è incentrata sulle donne. La novità è la suddivisione della manifestazione su 7 spazi, un modo per permettere una migliore valorizzazione del prodotto e di tutti quelli che potranno essere gustati durante l'iniziativa. Appuntamento che assume rilevanza in un anno segnato anche dalla scarsità del prezioso tubero. Tutti spunti sottolineati sia dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che dal Sindaco Simone Giglioli. È la 50ª edizione, il fatto che siamo qui a festeggiarla oggi e a fare questa conferenza stampa è un modo anche per ringraziare San Miniato Promozione, il suo presidente Marzio Gabbanini, il sindaco Simone Giglioli, tutti gli operatori, tutti i tartufai, perché svolgono un lavoro enorme, portano in giro per il mondo un'eccellenza dei nostri territori, ma oltre a portare nel mondo l'eccellenza dei nostri territori, svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e nella
difesa dell'ambiente. Non è un lavoro semplice il loro e credo che vadano sostenuti e ringraziati perché davvero aiutano a farci vivere in un mondo migliore. Ci vediamo dopo 2 anni, sostanzialmente dopo un anno di stop, dopo un anno duro di stop, oserei dire, perché insomma lo scorso anno eravamo in altre faccende affaccendate. Quest'anno, grazie alle vaccinazioni, grazie al Green Pass, grazie all'andamento favorevole della pandemia, riusciamo a guardare oltre e a programmare questa mostra Mercato del Tartufo che si aprirà il 13. Sarà una mostra un po' diversa perché naturalmente terrà conto di tutte le disposizioni Covid, ma sarà una mostra che non lascerà, come dire, non lascerà i vuoti o rammarichi, perché sarà una bellissima mostra come siamo abituati a fare e a vedere a San Miniato.